La Rift Valley è una vasta frattura geologica che si estende per circa 6.000 km dal Mozambico in Africa sud-orientale fino alla Siria in Asia. Questa valle si è creata dalla separazione della placca tettonica africana con quella araba e tale processo di separazione e frattura è iniziato 35 milioni di anni fa e continua tutt'oggi. Lungo questa depressione vi sono montagne vulcaniche e profondi laghi ricchi di sedimenti. Come abbiamo visto, si trova nel territorio che va dalla Siria in Asia fino al Mozambico in Africa. Il nome fu dato da John Walter Gregory. Questo paleontologo e geologo lavora al British Museum dalla fine dell'Ottocento fino al Novecento e organizzò numerose spedizioni in Libia, Angola e in altri luoghi e fu il primo a identificare come faglia tettonica la Rift Valley a cui diede il nome. L'area, oltre che per il turismo, è famosa per le importanti scoperte paleoantropologiche, come lo scheletro dell'Australopithecus Lucy. Come dicevamo, questa faglia è importante per le scoperte dei paleontologi, in quanto gli abbondanti sedimenti della valle, provenienti dalla rapida erosione degli altipiani circostanti, hanno creato un ambiente favorevole alla preservazione dei resti umani. Per riassumere, la Rift Valley, creatasi dalla separazione delle placche tettoniche africana e araba, è il principale esempio di frattura di un continente. Il processo di separazione di queste due placche è iniziato 35 milioni di anni fa e continua tutt'oggi.